Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Oggi ci troviamo, siamo subito prima di Brescia, adesso qui c'è Ghedi. Siamo in direzione Verona, dove arriveremo in teoria tra un'ora circa. Sono le 7:30, 8:30, dove orario oltretutto è giusto, preciso, che apre la ditta dove dobbiamo scaricare 5 bancali. Quelli che abbiamo caricato nel video scorso, se vi ricordate, che vi avevo fatto vedere, ecco quel viaggio lì. E niente, per chi non se lo ricorda, l'avevo detto che forse avevi fatto il video, ma comunque consegniamo questi 5 bancali qui, facciamo una consegna, la consegna diciamo principale a Verona in una sciaieria. Guardando le recensioni di Google Maps non ho diciamo delle previsioni buone, perché un sacco dicono che ci vogliono delle ore per scaricare, 3 ore, 5 ore, vediamo un po'. E poi andiamo a scaricare altri 3 bancali a Zevio, che teoricamente dovrebbero scaricare anche al pomeriggio, perché se non mi sbaglio alle 2 riaprono. L'ultima volta mi sembra di esserci già stato, una delle ultime volte, insomma, che non è tanto, che mi avessero scaricato di pomeriggio, sono abbastanza sicuro. Quindi va bene. Poi in teoria dobbiamo ricaricare a Saletto, che non mi ha dato la scheda, ma mi ha scritto nel foglietto qui che me lo manda via messaggio. Si vede che non è ancora del tutto preciso, non lo so. Vediamo, ma mi aveva già detto per domani. Mi sembra, se non me lo fossi sognato, mi ha detto il martedì, l'indomani. Probabilmente perché non è pronta la roba, non si sa ancora, non lo so. Comunque niente, adesso qua c'è Brescia Sud. Facciamo ancora quest'oretta di strada e ci vediamo dopo. Ci siamo quasi ragazzi. Qua segna 1 minuto e 50, 1,2 km. Zona ZAI, che sinceramente non so cosa voglia dire. Zona artigianale industriale, non lo so. Comunque è settimo, dove dobbiamo andare noi a scaricare questi, mi sembra che siano 5 bancali. E poi in teoria siamo già comodi, come mai questi si fermano? Ho capito, devono girare. Siamo già comodi poi per andare a fare la seconda consegna. Poi ci rimangono 3 bancali, che se hanno un traspallet me li vorrei, perché mettere davanti alla sponda, perché sicuramente lì scarico di lato, quindi se me li spostano loro bene, altrimenti gli dico c'è 3 pallet, 3 bancali, me li sposto un attimo, mi farebbe piacere. Altrimenti rimangono lì, che sono più o meno sugli assi. Sì che sono pesanti, ma non dovrebbero dar problemi. Dovrebbe essere qui dentro da qualche parte, non sono mai venuto. Giriamo qui a destra, cartello, c'è il primo, bottoni, soluzione per pulire. Il primo in alto, bello, grasso, grosso, doppio. Qui a dire il vero avremo noi la precedenza, signora. Ma a me fa sempre paura quando non c'è qua i cartelli, non c'è niente. Perché la precedenza sì che si dà a destra, però sai. Dovrebbe essere questo coso qua di vetro, in teoria. Bottoni, sì, infatti. Però dove si entra? Qua. Io mi infilerei qua. Mi infilo già dentro. Sì, numero 1. Ci vediamo dopo, ragazzi. Ok, ragazzi, scaricato. Girate a destra. In un attimo. Girate a destra. Ora ce ne andiamo. Questa macchina dove vorrà andare? Di qua. A questo punto passa anche il furgone. Dai, tanto mi metto la cintura e via. Ok, piano, ok, perfetto. Qui giriamo a destra, né? Non qui di là, vero? Sì, 11 km. Ci abbiamo la seconda consegna, 50 metri, girate a destra. Quella più importante, quella che
sono contento di togliermi tutto sto peso almeno. Poi siamo vuote essenzialmente, abbiamo più tre bancali. Cos'è sto rumore? Ok. Ci hanno ridato i nostri bei bancali, almeno siamo felici. 9 e 3, poi dopo ce li daranno, perché mi sembra che sì, anche di là rendono i bancali. 12 bancali, facciamo 3 file da 4, almeno siamo tranquilli, che non vanno tanto in giro. 4 sono bassissimi, potremmo anche farne, ma sì, facciamo 3 da 4, scusa. 2 da 6, non so poi quanta roba dovremo caricare, a parte che 12 bancali li metti in un modo o nell'altro, li fai stare un po' dove vuoi. Superate la rotonda, seconda uscita. Lunedì è sempre così, reduce dal weekend, si parte sempre un po' stanchi, perlomeno io. Tra l'altro devo mettermi gli occhiali, c'è solo che mi dà fastidio. Se poi abbiamo tempo, probabilmente domattina passeremo a Brescia a far mettere a posto il telo qua, che qualche mio collega ha sbagliato un po' la retromarcia e ci ha picchiato contro e l'ha un po' strappato. È stato fermo un mezzo e sto rimorchio perché ho cominciato a girarli un po', no? Facevo degli altri, cambiavo un po' un rimorchio un po' l'altro. Questo qui è stato circa più di un mese fermo quasi. Poi l'ho preso una volta io per fare un viaggetto e poi l'ho rimesso lì. E insomma è stato un mese fermo. E in quel mese lì sì, che è stato fermo, si è strappato il telo. E vabbè, vediamo un pochino quando farlo, se quando c'è tempo. Che proprio in fondo, nella parte in fondo, non so se si è vista adesso quando ho girato, mi è venuto in mente che c'era anche, non so se vi ricordate, venerdì, cioè sì, buonanotte, domenica scorsa, quando vi ho fatto l'altro video, che ho caricato un viaggio per Frata Maggiore, che vi ho detto che sarebbe nato mio collega. E poi il mio capo mi ha chiesto se avessi voluto andare io, se volevo andare io, no? Sarebbe stato anche un bel viaggio, anche quello. Forse meglio di questo, sai? Perché arrivi là, era per consegna il martedì, parti il lunedì tranquillo, ti fermi dove ti pare, l'indomani vai a consegnare, 33 bancali, quindi completi, lasci tutto lì. Sì, che mi direte, 33, sì, 33 consegne, 3 consegne come stiamo facendo adesso, qui in un attimo. Dove andiamo di là a fare questa qui adesso? Non lo so, perché quello che vi ho detto, che da quello che ho letto, è un posto un po' infelice. E se no invece l'ultima a Zevio l'ho già fatta, a parte la pausa pranzo che mi sembra sia lunga, tipo da mezzogiorno alle 2, è lunga, ma se no anche lì ci vuole un attimo a scaricare un posto piccolino, molto più piccolo di questo. Mi sembra anche di avervici già portato, se non sbaglio. Quindi questo quanto è alto? No, sembra abbastanza alto. Quindi niente, io per sicurezza, però, dato che non c'è nessuno, me ne sto. Sì, ma è alto, voglia. Qua ora in teoria noi passiamo vicino, se non davanti, ora non lo so di preciso, poi alla fiera. Sono venuto a caricarci un paio di mesi fa. Io qui non sono mai venuto, queste strade qua non l'ho mai fatta, né qua dove siamo andati adesso, non sono mai uscito lì a Verona Nord, credo. E vediamo un po' cosa c'è di bello qua. Uno che taglia l'erba. Interessante. Non sembrano tanto strade da camion, però non ce n'è divieti. Cioè, nel senso, passo in mezzo al paese, mi sembrava. Come, spostatevi sulla sinistra? Di là? Ma scusa, ma a me sembra più sensato fare di qua. Poi sarò ignorante io, però appunto, io, secondo me era una strada più esterna quella là, eccetto. Eh sì, buonanotte. Me lo metti qua il divieto? Tra 400 metri andate a sinistra.
non sarà lì, sarà per andare poi dritto. Scusa, qua il divieto mi metti, me lo metti lì? Eccetto frontisti, lì cosa c'era scritto? Sì, ma vedete, riportato qua, allora non è poi per qua, infatti. Me lo metti all'incrocio, semmai. A parte che quell'incrocio là non... non me lo sembrava un incrocio da andarci col camion, eh. Però, no, vedete qua il divieto. Eccetto diretti ai frontisti. Noi non siamo diretti ai frontisti, noi dobbiamo girare su di qua. Anche perché l'autostrada me la marcava di qua. Generalmente dove ti marca l'autostrada è perché ci puoi andare col camion. Generalmente, in linea di massima, poi non è sempre così, eh. Però... vabbè, se c'è qualcuno della zona, che sicuramente nei commenti c'è sempre qualcuno della zona, mi faccia sapere se dovevo passare di là. Ma non credo, eh. Come vi ho detto un attimo fa, non sono mai venuto di qua, quindi. Signor Vino, cantina con cucina, cucina con cantina. Ah, vedete, questa forse era una strada un pochino più decente, ma non potevo imboccare questa io, da dove ero io. Nel senso, sì, passando per di là, ma boh, non è che mi ispirava tanto fare sto giro qua, eh. Quando ci siamo passati di fianco l'ho visto, l'ho anche ignorata il navigatore perché stavo andando dritto. Vabbè, ci vediamo poco più avanti, dai ragazzi. Ok ragazzi, qui lui mi dice di tenerla a sinistra, ma lì è chiuso il sottopasso, quindi bisogna fare a destra per forza. Ci sarà un'alternativa, penso passi sopra, non penso sia un grosso problema. Se fai destra, no, sembra di no. Ero anche un po' in mezzo alla strada che mi stavo mettendo a sinistra, poi andarmi a infilare lì preferisco di no. Non sembra poi tanto distante. Quanto c'è di qua? C'è un po' di casino. 2 km e 2, non c'è niente. Speriamo che se non ci crei problemi questo lavoro. Perché ho visto da Google Maps che me la segna chiusa anche più avanti. Cioè il segno come strada chiusa. Quindi non so la strada che devo fare io. Ora vediamo un po'. Magari se prendevamo l'autostrada, tornavamo indietro e uscivamo di qua, era meglio, facevamo prima a sto punto. Probabile. È probabile. Ah, ora sta facendo il ricalcolo. Qui gli alberi non ci passa bene sotto. Li poteremo un po' al massimo. Aspettiamo che va un pelo avanti, va. Non voglio picchiargli la Tesla. Eccoci, è arrivato il nostro turno qui alla rotonda, quasi. Quando riusciamo a trovare un buco libero. Ah, io farei passare questo. Poi sperando che questo qui stia un po' più in là, effettivamente lo sta. Questo norvegese qui con la Tesla. Dai, dopo questi non ne arrivano più, possiamo andare anche noi. Dai. Non farti passare anche quello là, eh. Io lo faccio passare, poi vado io, dai. Vediamo. E chi è che suona? Questo qui con la Tesla c'ha poco da suonare, eh. Se no se ne torna in Norvegia, da dove ne è venuto. Non c'era uno con un beep e uno forse ha suonato questo qua, non lo so. Qua c'è da stare a sinistra, dove sta quell'altro camion. Penso. Io non lo so. Mi fido. Vicenza, sì, sicuro. Qua via Luciano del dal Cero. Cero, ti accendo un Cero Pasquale. 100 metri, spostatevi sulla sinistra. Poi più avanti, tenete la sinistra. Anche qua è chiusa. Lui forse mi doveva far passare lì. Boh. Vicenza sinistra, perché qua dritti non si va da nessuna parte, né? Io dovrei andare a sinistra. Seguiamo questo frigo qua davanti. Zamboni, vediamo cosa dice. C'è qualcuno che continua a suonare dietro. Con un bip bip.
Boh. Sembrava tipo un motorino. Non è un motorino. Ora non suona più. Si sarà risolto i suoi problemi da solo. Ok. Vedete perché non mi piace stare sulla sinistra? Perché questi qui sotto li vedi, sì, ma neanche tanto bene. Quindi spostiamoci sulla sinistra. Sulla sinistra io sarei dovuto andare dove? Di qua. Penso di sì. Ah, forse ti fanno passare là. Però era da star di là. Ora io mi devo mettere qui a destra, sennò non giro mai più lì, non ci passo. Sono le 9:15. Siamo infilati qua dentro quest'ora. Che se non c'era quella strada chiusa, forse scendevamo, salivamo lì e non c'era di problemi. Non c'era semaforo, non c'era niente. Penso, secondo me sta lavorando qui in questo tipo sottopasso che c'è qua. Vediamo, dai. Ah, qui c'è la stazione a quanto pare. Questa, mi vuoi dire? Ci assomiglia, ce l'ha della stazione. Effettivamente, aia. L'elastico della cosa sui bacchette degli occhiali fa male. Io ti farei anche aspettare. Poi girate a sinistra. Perché c'è la bici non ha la precedenza. Allora, giriamo a destra qua. O no? Girate a sinistra. Ancora suonano, qui suonano tutti. Boh, io vado dritto, credo. Io vado di qua. Il frigo dov'è andato? Quel frigo là. Mantova, Modena, Rovigo. No, io penso di dover stare di qua. Sono abbastanza convinto. Ora dove mi segna lui? Lui mi segna di stare qui sulla sinistra. Poi dovremmo essere arrivati, Cioè, c'è un chilometro. Un chilometro giusto. Andiamo un pochino più avanti. Che bello girare in città col camion, Guarda dove sono andati a fare. Sì, mi direte, hai fatto il giro passandoci te. Però comunque l'acciaieria di solito sono chissà dove. Questo sono andato a farlo in centro Verona. Cioè in centro, vabbè, comunque dentro Verona. Ma vabbè. Speriamo che almeno ci scarichino presto, che non me ne andrebbe di star lì delle ore, sinceramente. Ci sono già 35 gradi, Fermiamoci. Anche se a quanto pare siamo gli unici. Pensavo che questo passasse. Secondo me ci ha provato. Vicenza, via dei Lessini. Polizia municipale qua, locale, cos'è? Trento, Mantova. Cartelli belli nuovi, quelli. Noi dobbiamo andare dritti. Là dove vanno quelle macchine, là in teoria. Là c'è un altro con quei armature. L'ho portato anch'io una volta sola, Quelle armature lì da sopra Modena, come e suonano. Ma perché suonano tutti qua? Io non lo so. Comunque, una cosa che qua da noi non va, ma tipo negli Stati Uniti e in altri paesi funziona come dovrebbe. Quando passi col rosso sulle strisce pedonali, ti fanno la multa. E non è tanto che ho visto in Giappone, ti fanno tipo la prima volta 50 dollari, mi sembra che fosse già convertito in dollari, e tipo la seconda volta fino a 3.000 dollari, puoi finire persino in carcere. Per in Italia non so com'è, cioè in italiano forse non c'è neanche, non so la parola corretta, in inglese si chiama jaywalking, quando passi col semaforo rosso per i pedoni, si intende ovviamente. C'è il passaggio col semaforo rosso, non lo so. Teoria anche per le biciclette, ma anche la bicicletta non, nessuno fa niente, come sappiamo. Altro semaforo, almeno qua siamo all'ombra, dai. E dovremmo essere arrivati. Ora qui facciamo così e siamo là. E ora qui dritti dovremmo entrarci, perché la strada dovrebbe fare curva e noi dritti dovremmo poter entrare nell'acciaieria dove dobbiamo andare noi. Acciaieria di Verona. Arrivo. C'è bello scritto grande. I miei colleghi hanno detto che lo vedi anche dall'autostrada e non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Tiriamo sui braccioli. Non so dove andare, io quasi quasi mi accosto
a quella, mi accodo qua. Mi sembra abbia, a parte che c'è anche di là lo sgabbiotto. Ok ragazzi, abbiamo scaricato, sono le 10:43, cosa ci è voluto? Un'ora? Poco più di un'ora? Ora abbiamo ancora 44 minuti di guida, alziamo un po' l'aria perché è un po' fredda. Cioè un po' fredda, un po' forte, mi dà fastidio il rumore. Ok, abbiamo scaricato, via. 37 qua segna, per dire. Io, giusto per dire. Adesso mi ha appena chiamato il ragazzo dall'ufficio, mi ha detto che qua dove dovremmo andare a caricare, a Saletto... ma come mi tocca girare di qua? Sempre dritto, poi spostatevi sulla sinistra. Mi sa di sì, c'è una rotonda. Che sbatti. Ma se aspetto che viene il semaforo rosso e giro, divieti obblighi di andare dritti non ce n'è mica, io non ne vedo. Quindi se aspetto che si calma un attimino il traffico e mi infilo. Come vi sembra come idea? Tipo ora. Qui non arriva nessuno, né? Tipo ora. Mettiamo anche la freccia così, insomma, almeno la freccia mettiamola. Sì, so che non è un bel lavoro, ma non me ne va di andarmi a infilare chissà dove e poi girarmi. Già lui, ho messo il navigatore, mi fa andare. Ora vediamo un po'. Legnago, Revigo, credo di dover stare di qua io. A parte che... mi faceva fare un giro tutto stranissimo e non volevo farlo, a dire il vero. Quindi boh. Gli ho messo qualche punto di passaggio, ma non sono convinto. Questo non si fa stirare. Ma guardali come sono pericolosi. Vai, vai. Anche perché sennò ti chiudo lì, tanto non è che mi cambia niente a me. Già. Pericoli che siete voi ciclisti. Mamma mia. Ok, allora qui dobbiamo tenere la sinistra. Perché da noi non cammina nessuno? Non ho capito mica io. Scommetti che devo stare di là e fare quei giri che stanno facendo quelli di là. Non ne brocco una oggi, eh. Perché qua mi sa che mi fa girare troppo indietro. Beh, a dire il vero non lo so. Perché di qua non stiamo andando, questo non lo so. Perché un po' sono di qua, un po' sono di là. Qua mi segna di tenere le due corsie sulla sinistra. Quando arriviamo lì vediamo. A parte che poi si uniscono tutte e due, né? Spostatevi sulla sinistra, poi più avanti tenete... Rovigo me lo segna di qua. Beh no, aspetta, però io scusami. Io voglio stare di là. Cavolo. Ora questi arrivano, dai. Questo mi fa passare, grazie. Io voglio stare di qua. Devo andare di là. Di qua mi fa girare secco di là. Rovigo sì, ma... sì che voglio andare per Rovigo io. Ma poi non so se per di qua ci posso passare, sai, col camion. Onde evitare, perché è una via che passa abbastanza in mezzo a un centro abitato. Via Tombetta, qua, via Basso. Basso Acquara. Non lo so. Sì che Rovigo è di là, però preferisco fare la parallela che è più grande. L'ho già fatta, so com'è. Questo vorrebbe passare, ma se non passa meglio, eh. Se non passa meglio, se ne sta lì. Ok, ora andiamo. Buono. E scusate, ho fatto un po' di confusione. Vedete, Rovigo me lo segna di là, ma io penso, non mi ispirava andare di là col camion. Qui dobbiamo tenere la destra. Dovremmo tenere per l'autostrada in teoria, penso. Che cavolo di interporto. Segnato ovunque. Tenete la destra, poi girate a sinistra. Teniamo la destra. Qui di nuovo chiuso, vabbè. Intanto ora non ci importa. Ha detto che in quel paesetto la Saletto non sanno se viene pronta per domani la roba. Come basso, infatti abbiamo un po'. Tum tum. Tra 100 metri girate a sinistra. Io mi tengo di qua. Arrivo. Quindi mi ha detto una volta che è scaricato ci sentiamo, va bene. Perché magari se non viene pronta. Eccolo qua. Dimmi.
Ciao, ciao. Eccoci, come stavo dicendo, là vedo un bel divieto per i camion, dove? A sinistra o a destra? Penso a sinistra, quindi quasi quasi metterei la freccia quando ho voglia di farmi passare. Se tanto mi dà tanto, il divieto è per il ponte, quindi sì. Arrivo, aspetta. Poi tenete la sinistra. No, è 44 tonnellate, no. 44 tonnellate va bene, da lontano mi sembra un 7,5. Poi ho visto questo, ho detto ma scusa. Mi ha chiamato adesso e che prima gli ho detto ho finito adesso di scaricare qui a Verona, vado a Zevio. Si vede che era sotto in un'altra chiamata, non ha ben capito. Infatti mi ha richiamato, mi ha chiesto conferma, gli ho detto sì, vado adesso a Zevio. E mi ha detto va bene, che forse ha un Brescia, mi dà un Brescia per tornare indietro. Invece che questo Padova qua, provincia di Padova, poi non è Padova proprio. Qua c'è la fiera da qualche parte. Questo non so cosa sia, non so. Parcheggio nei giorni di fiera. La fiera deve essere qui, questa qua, penso. Questa qui dentro. Sono venuto a scaricare, ma devi fare il giro di assi. Questa qui deve essere la fiera, mamma mia. Era no, via Olanda? Non era via Olanda che ho andato a scaricare io. Oh, sì, no, forse non era via Olanda. Sì, ma qui questa è la fiera, sì. Sono abbastanza fiducioso che sia la fiera. Che qua dentro io mi sono girato col camion. Sì, io mi sono girato dentro questo piazzale qua quando ho caricato. Sì, perché qua avevo fatto destra, cioè ne venivo dal di là, ero andato di qua. E io ero venuto qua, quando ho finito, qui c'è un piazzalone mega gigante, mi ero girato. Alla fine mi ha detto che è saltato, niente saletto. Mi passo un rovato per oggi. Va bene. Tra 400 metri spostatevi sulla destra. Niet problem. Ora qui usciamo e prendiamo la Transpolesana. Secondo me avremmo potuto imboccarla di là. Se tenevo per Rovigo subito all'inizio dove non volevo, probabilmente ci arrivavo anche meglio. Ci arrivavo lo stesso. Però, vabbè, pazienza. Vada come vada, che va bene così. E nulla. Cosa volevo dire? Non lo so più. Non voglio più una fare? Non mi ricordo più. Ho chiamato questi qua che mi hanno detto sì, non c'è problema, siamo qua. Buono. Ho detto magari, sai, arrivi alle 11:15, qui mi segna 11:16. Ne approfittano, vanno via un po' prima, dicono 11:30, non lo so. Invece no, mi ha detto va bene. Ma tanto tre bancali, piuttosto gli ribalto giù. Metto la retromarcia un po' forte, freno, trum, vanno giù. Perché mi vuoi far uscire qua? Scusami tu. Non ha senso quello che mi vuoi far fare. Perché mi devi far uscire qua, entrare? Esci qua, passi in mezzo al paese e poi rientri dopo. Sì, sì, contaci. C'è anche forse il divieto nel centro abitato, ma forse è di qua, non di là. Di là non è molto abitato come centro. Tecma Sali. Era questa, sì. Sì, questa qua. C'è anche già il cancello piano aperto. E noi ragazzi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo scaricato, abbiamo fatto i nostri 30 minuti di pausa. Passiamo un po' avanti alla bici, che non ne voglio di starlo aspettare. E ora ce ne andiamo. Ci siamo fermati qua. Ero subito qui dietro dove abbiamo scaricato, comunque. Abbiamo fatto la mezz'ora che dovevamo farla, avevamo più un quarto d'ora di guida e 11:55. Poi quelli lì gli ho chiesto che ora fanno, no? Almeno per una volta forse sarà ben difficile, ma se me lo ricordo potrebbe tornarmi utile.
e mi ha detto, gli ho detto cosa fate da mezzogiorno alle 2? Mi ha detto eh sì, un po' prima di mezzogiorno. Mi ha detto ah va bene. Mi ha detto allora sono arrivato giusto giusto. Sì, è anche le 2, un po' dopo le 2. Ero lì che volevo dirci, insomma, che non avete voglia di fare niente, insomma, dai. Mi ha detto per le 11:30, da mezzogiorno, dalle 11:30 alle 2:30. Cavolo. Però vabbè, se gli arrivi in quegli orari perlomeno ti scaricano subito, almeno per me hanno sempre scaricato subito, quindi va bene. Ora se riesco, veramente è una cosa impressionante mettersi gli occhiali con l'elastico della GoPro in testa. Se stiamo andando verso casa, verso Brescia, quindi c'ho le bottiglie dell'acqua che scricchiolano, dovrei metterci qualcosa nel mezzo perché una contro l'altra fanno gni gni gni, non so se lo sentite, a me dà un po' fastidio. Andiamo verso casa e poi ci sentiamo, perché ancora mi ha scritto, mi ha scritto che ero vuoto, mi ha scritto andare verso, vieni verso Brescia. A parte che non è che mi cambiava tanto la vita perché ho fatto la pausa, quindi mi ha detto che sentiva prima quello che ci dà il lavoro e poi mi ha detto vieni verso Brescia, poi ci sentiamo. Va bene, va benissimo. Dov'è che dobbiamo girare? Noi qua abbiamo fatto le nostre pilette dei bancali col traspallet lì, almeno già che ce l'hanno dato l'abbiamo sfruttato e via. Ok, buono. Ora riprendiamo la transpolesana, la transiberiana, magari 34 gradi. Fossimo un po' in Siberia, ci starebbe meglio, probabilmente. Tanto ve basta, il gasolio ce l'abbiamo. È pieno. Per quando stiamo fermi. Per quando andiamo, c'è il motore che scalda. Qui c'è un Volvetto. Ciao Volvetto. E ci mettiamo anche noi. E nulla ragazzi, ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, siamo quasi qui a Brescia. Adesso è cambiato, andiamo ad Adro, a dire il vero. A caricare ancora cosa non si sa. Io vorrei spostarmi gentilmente. C'è una corsia libera di là, mi farebbe piacere, grazie. A caricare cosa ancora non si sa. Ma ha detto un frigo qua trassi. Ha detto che me lo fa sapere per le 2 quando va in ufficio, quindi non lo sappiamo. Ma tanto ho messo già il navigatore, mi sono fermato un attimino lì a Desenzano, all'autogrill, lì come si chiama? Monte Alto, Monte Baldo, Monte Alto, Monte Alto deve essere quello. E bravo. 13:32 l'arrivo, quindi me lo dice, sì, ci sarà. Se lo sanno, bene. Se non lo sanno, aspettiamo un attimo. Siamo qui da Brescia, dove c'è quello del telo, che è il telone. Però darci adesso, poi magari ti viene tardi. Già non apre adesso, apre all'1:30, mi sembra ci ho guardato. Quindi mi sa che sarà per la prossima volta. Non vorrei far tardi, perché poi magari arrivi là, perdi tempo, non carichi neanche, quindi sarebbe il colmo. Faremo un'altra volta, tanto su di qua ci siamo sempre. Cioè, più che altro avendoci il rimorchio, perché io ci vengo su di qua. Bisogna averci il tempo e il rimorchio, tutte e due. Però vabbè, capiterà, dai. Oh, bene, qui fanno i lavori, io dovrei entrare poi qua. Qua da qualche parte. Spostatevi sulla destra, poi arrivo. Buono, Kimar, eccola là. Sono a quanto pare imballatori. Non lo so, vedo che c'è tanto legno fuori. Saranno chiusi? Dove mi accosto io? Io dove mi accosto? Dove mi accosto? Sì, scusami, hai ragione anche te. Io mi accosterei qua, mi sembra un posto decente. Speravo meglio, a dire il vero. Ma questo è, mettiamo in pausa
Facciamo un quarto d'ora così, per sport. E qua è inutile che vado a provarci di caricare per Genova, perché non sanno sicuramente che roba è. Devo andargli lì con qualche riferimento sicuro come loro. Qua do fastidio a qualcuno? No. E allora stiamo qua mezz'oretta, aspettiamo. Sono abbastanza convinto, magari ci provo, ma sono abbastanza convinto che qua sì, cioè vedo là dentro è pieno di roba. Poi non so neanche cos'è, dovrebbero essere casse, però facciamo così che aspettiamo. Tanto è presto, 1:30, carichiamo e ce ne andiamo giù. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora siamo qui nella ditta. Sono 3:00 adesso. È venuto fuori che le casse da caricare sono queste qua. Queste qui, che si vedono qua, non so se mette a fuoco. Possiamo scegliere se caricare. Dobbiamo dividerle su due camion, un po' come vogliamo, poi possiamo caricarle. Il fatto è che questa da 2,65 come scritto qua non è ancora pronta, quindi me l'ha adesso confermato, gliel'ho chiesto dentro. Quindi o aspettavamo, oppure dato che questa è 2,50 e nel centinato non ci sta, sei 2,46, 2,47 più o meno, sarebbe da caricare questa qua, 6,65. Quindi per caricare quelle che vogliamo caricare noi, che sono 3,52, aspettate che me lo sono perso, no, sono 6,65. 6,65 più l'altra è 3,52, 3,52 siamo a 10,17, poi l'ultima è 3 più 3,36 e siamo a 13,53 metri. È bello che noi siamo 13,60 metri, quindi abbiamo tanto così di buono. I bancali qualcosa ci metteremo, tanto non sono larghe tutto il pianale, per fortuna queste qua, qui in qualche modo riusciamo a metterci di fianco qualcosa. Ok ragazzi, abbiamo caricato, 4:20 e fa un caldo micidiale, 39 qua fa, mamma mia, bella cassa questa, mamma, ce l'abbiamo fatta. Tiriamo un po' sui braccioli, che perché finora sono, mi sono dato tutta, ah questo ho sganciato qua, sono dato tutta una bella sciacquata, ma sono ancora bello accaldato. Mamma mia, sposto i bancali, mettili davanti alle casse, perché i bancali giustamente sì che il rimorchio è 13,60, ma i bancali bisogna pur metterli da qualche parte, quindi noi ci è avanzato tanto così, mettili sopra, mettili di fianco, mettili di qua, mettili di là. Aspettiamo la Prius, cos'è una Prius sta cosa qua? Aspetta, no, andiamo indietro magari. Ok, via. Vedi, qua c'è il divieto. Sarebbe stato tanto comodo. No, non si può. Fambrodo. E ora dobbiamo fare, vabbè, 2:30, alle 7 siamo a casa. Tira poi giù i bancali. Mamma mia, non ne ho voglia. Già l'idea di pensarci di dover aprire di nuovo due lati. Tira giù i bancali. Va bene, dai, l'importante è che ce l'abbiamo fatto. Poi i ragazzi sono bravi, anche la ragazza in ufficio, tutti bravi. Però è lo sbattimento, perché dovevamo caricare quelle casse. Poi quelle casse, una era 2,50, va già bene che non ho caricato quella da 2,50, altrimenti era da tribolare ancora di più. Poi i bancali soprattutto, perché vabbè, le casse non è stato un grosso problema, metti su, anzi muletti, stare anche in gamba, però poi sposta i bancali, mettili di qua, mettili di là, altre cose che non vi sto a dire e sono un po', mi sono stancato, guardavo un pochino qua, ho messo il coso della batteria, è andato un pochino giù, ho tenuto a riscaldare, sì, il riscaldamento proprio, il condizionatore è abbastanza a palla. Superate la rotonda. Sono stato lì da 1:30, anche prima, ad adesso. Adesso proprio quando sono sceso l'ho messo su low. Ho detto voglio tornare che c'è la cabina che sa di ghiaccio. Abbiamo legato ste casse.
almeno siamo tranquilli. Tanto non c'è pesante, non sono pesanti, c'è 50 quintali la più pesante, poi l'altra è 7 quintali, 8 quintali forse. 200 metri. E l'altra ancora meno. Quindi è tutto peso del legno. Mi sembra che in una c'erano 3 quintali dentro, 5 quintali di legno. Girate a sinistra. Mamma mia. A me il caldo mi ammazza. Preferisco mille volte il freddo al caldo. Il caldo non lo sopporto. Non lo sopporto, mi fa lavorare male. Poi mi innervosisco. Se questi mettessero le frecce, io sarei anche. Vabbè, questo. Quello l'ha messa. Questo qua, questa Peugeot bianca. Che vuole fare? Maledetti. Loro e le loro frecce che. Con la macchina è un conto, perché sai, parti. Ma fallo col camion, se sei qui che parti, quello lì non ti vede che è distratto, ti si infila sotto, c'hai torto, eh. Bancali. Tu. Bancali non li ho legati. Li ho messi di fianco alla cassa. Ce n'è una che è 207, gli hanno messo uno di qua, uno di là. L'altra è 172, gli hanno messi due di qua, due di là. Qualcuno l'ho messo sopra. Sta rotonda non mi ispira tanto, eh. Per niente. Te vai un po' piano con quella macchina che qua, infatti vedi che sì che abbiamo l'asse su, però siamo passati giusti. Io voglio andare a prendere a Palazzolo, più che Rovato. Lui cosa me la fa prendere? Penso di qua anche lui. Sì che Rovato scendi di là, eh. Non so neanche io cos'è meglio, sai. Che ore sono? 4:30. E io vado a prenderla a Rovato. Per disgrazia c'è un incidente in zona Milano. Ci metti. Ci fai ragnatele. Passiamo da Piacenza. E chi si è visto, si è visto, eh. Non so quanto. Lui me la fa di là, vero? Sì. Sono 193 chilometri. Che poi fare la tangenziale est non la farei. Fare l'esterna, quindi è più lunga sicuramente. E di qua sono 211. Sono 10 km di più, ma te la viaggi di qua. Perché 193 a farla est, ma poi sicuramente dobbiamo fare l'esterna, perché la est a quell'ora lì c'è quello che non c'è, quindi capisco che 10 km di più facciamo di qua, ma facciamo, te lo dico io come facciamo prima, perché poi di là scendi sotto e non puoi farla ovest fino ad Assago, devi fare la Binasca, e la Binasca trovi anche lì casino. Dipende, però sai, 10 km di più secondo me ti conviene fare di qua. È liscia, tranquilla. Imbocchi, ciao. Sì, di là mi dirai, svincoli, prendi l'esterna. Poi sì, devi uscire, fare quel pezzettino là, capisco. Tra 400 metri superate la rotonda. Magari consumi anche meno, perché stai tutto in autostrada. Quegli 11 km che sono di più, che poi non so neanche se sono 11. Non so quant'è di più lunga. Io calcolo una decina di chilometri a naso la, farla esterna invece che la est esterna. Ma non so. Superate la. E stai lì, aspetta. Ma perché, come al solito, è sempre la solita storia. Che non è che io, vabbè, già ci sono io di mezzo. Devo dirlo alla mia ditta. La mia ditta lo deve dire a un altro. Quest'altro lo deve dire a un altro. Quest'altro lo deve dire a questo. È un casino. Questi ora mi dicevano che volevano sapere che casse caricavo.
che dalla mia ditta mi ha mandato tutte le casse che c'era da caricare da fare i viaggi noi, uno oggi, uno domani. Quello che però loro volevano erano dallo spedizioniere un documento, qualcosa di ufficiale che gli dicesse quali casse devono caricare a me. Invece questo spedizioniere, da quello che mi dicevano loro, questa vuole attraversare, no? Da quello che mi dicevano loro, questo qui è venuto a caricare prima dove ero io, gli ha detto: te lo dice l'autista che casse caricano? E loro dicevano: sì, io però vorrei un riscontro, insomma. E quindi niente. Questo cosa vuole fare? Niente frecce, anche lui. Le frecce le usano gli indiani, no? Questa, guardala un po'. A venire di là, vabbè che a salirci c'è lo scalino, ci sali, ma devi salire sul marciapiede per forza, perlomeno col carrello su. Infatti, guardate questo qua cosa fa, eh. Guardate lui, vedete? C'è salito sopra, non so se si è visto, comunque l'avrete, se non l'hai visto, credetemi. Per fortuna non è tutto alto, dove sali è basso e poi sale, quindi non gli fai niente alle gomme. Però non mettere quei cementi lì, non mettere quei cartelli lì, studiala un po' più larga, non farci il marciapiede, fallo più stretto, fallo solo da una parte. No? Non so, mi sembra... fai la strada stretta. Io vorrei sapere gli ingegneri chi è che gli ha dato il benestare lì per fare una cosa del genere. C'è la strada che sarà stata ben normale. Allora, questo schifo. L'Eurostar con la mascherina dello Stralis. E sono andati sicuramente a stringerla la strada lì, perché non sarà stata stretta così. O era dritta, o c'era un incrocio, o c'era qualcosa, e l'hanno fatta più stretta. Vorrei sapere chi è che è andato a dire: sì sì, è una buona idea. Boh, c'è un gadget aperto, no? È il telo che ha strappato. E ormai, buonanotte ai suonatori. Il telo era da... ma neanche da passarci prima, perché se ci passavo prima arrivavo qui, poi c'era da mettere d'accordo lo spedizioniere e tutti quanti, e dovevo ancora aspettare 2 ore là. Quindi va già bene che non l'ho perso quel tempo. E via, dai ragazzi, io sto ancora registrando, sì. No, perché l'ho messo un po' sotto carica, che era quasi scarica. Era al 6%, l'ho visto prima. Questo ora cosa deve fare? Ah, perché prima stava facendo 90, ora si è messo un po' a rallentare. Se no lo supero, Allora ti supero. Ci vediamo più avanti. Più avanti, dai ragazzi. Ok ragazzi, aggiornamento al chilometro 578 di oggi. Siamo a Tortona. Qui a destra c'è l'interporto Cattoennati e Cacao, non lo so come si pronuncia. Cattoen. Vabbè, insomma, quella roba lì. Ci sono ancora la bellezza, non so se riuscite a vederlo da qualche parte, di 37 gradi. Mamma mia. Domani andiamo giù con questo, scarichiamo e poi sentiamo in ufficio cosa c'è da fare. Sto guardando qua, ragazzi, al casello. Guardate quanti che ci hanno picchiato lo specchio. Era nero, l'hanno fatto diventare nero di picchiarci. A parte che io non devo dire la mia, perché vabbè, io ci ho picchiato, ma in Francia. Là ci passa tanto così. Sarà veramente, ci passa 2 centimetri per specchio. Guarda qua qualcuno che smette di arrivare o che ci fa passare, ci sarà? A una certa età bisognerebbe toglierla la patente, però va bene. Ok, qui c'è il saltino. A una certa età, vabbè. Siamo arrivati 18:54, adesso c'è ancora un paio di chilometri, 3, 4, 5 e via. 599.9, adesso sono appena scattati 600. Qua c'è 36 gradi, la bellezza di 36 gradi alle 7 di sera. Non male, eh? Non male per essere il 10 di luglio. Questo video l'ho registrato il 10 di luglio. Vediamo per quanto dura. Io spero poco. Ma ce ne avremo ancora agosto, buona parte di settembre e sai come l'anno scorso, anche un po' di ottobre, mi sa. Buono che non c'è nessuno. Buono, buonissimo.
Salve, buonasera. Buonasera, salve. Salve, buonasera. Qui cosa succede? Perché si è fermato quel container lì? Strada dissestata, non si capisce bene cosa succede. Stanno lavorando e forse non riusciva a girare. Sì, è proprio così. Noi abbiamo il carrello su. Approfittiamone e buttiamolo giù. Tanto c'è traffico. Ovviamente non scende. Uno, due. È sceso. Ora cerchiamo di infilarci da qualche parte, dato che quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Teniamoci larghini, che non vogliamo prendere il marciapiede lì. È una cosa che non ci piace, il marciapiede a noi. Salve. Perfetto. Buono, e un sacco di spazio. Ecco, devi fermare a me, eh. Magrebino. Questo ci intossica. Ecco, pure rompere adesso di girare di qua. Beh. Ehi. Capisco che c'è una macchina davanti, però. Buono, sono stanco oggi. È lunedì e sarà quello che vuoi. Sarà che sono annoiato di star là a non far niente. Sarà che quello che cosa combina? Boh. Sarà quello che sta qua, forse. Sarà che quello che vuoi, non lo so. Però mi sono annoiato. Cioè, sono stanco. Va bene. Io direi che per questo video può essere tutto. Credevo di fare 2 giorni via. Invece ho fatto 1. Ma già bene che stamattina non sono partito tanto presto, almeno c'ho l'impegno per rientrare. Ah, qua la strada è proprio chiusa. Un po' una stupidata, secondo me, chiudere la strada qua, puoi passare poi di là, però vabbè. Quando facevano i lavori non l'hanno mai chiusa. Va bene lo stesso. Ma tra poco qua cominciamo a prendere la cioccolata. Già cominciamo adesso. Quella che va in Canada, ne stiamo già portando. Di quella che va in Canada. In Canada. Non so se vi ho mai portato con quella roba lì. Ma noi la portiamo a Capalle, a Prato, insomma, no? Mica in Canada. Sarebbe bellino, però. Come, non lo so. Imbarchi. È meglio che te ti infili. Bene, si infilano e stanno lì ai 10 all'ora. È una cosa impressionante. Cioè, vedi che arriva il camion, no, ti infili, almeno vai, no, si infila, sta lì, si guarda in giro. Mamma mia, sta gente, meglio che non lo dico, perché è meglio. Guarda, questi dove parcheggiano poi. Anche qui, dimmi te se è il modo di parcheggiare. Almeno accostati al marciapiede. Dovrebbe portarci via lo specchio. Fare il camionista non è un lavoro stressante, non vi preoccupate. Non vi preoccupate che non lo è, garantisco io. Proprio. Ok. Chissà i bancali dove sono finiti adesso con questa frenata qui. Saranno venuti davanti. Chi li prende mai più? Li avevo messi dietro sulle casse. Questo è il mio collega, no? Li avevo messi dietro in fondo, che era facile prenderli, su quelli sopra. Adesso frenando qua, perché non freni così normalmente. Dai ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, commentate come al solito, io quando ci metto un po' di voglia rispondo a tutti.
poi. Ciao, alla prossima.